Allora, oggi finalmente si è stata approvata la nuova Proloco a Lappano, è un risultato molto importante perché dopo 2 anni, veramente sono un po' di più, che si era interrotta l'attività, una Proloco che già negli anni scorsi, 3-4 anni fa, ha lavorato, ha fatto nel corso della storia di Lappano, ha fatto sempre delle belle iniziative. Poi questa vicenda si è interrotta per problemi che il comune è stato commissariato e via dicendo, quindi noi ci siamo insediati 2 anni fa e abbiamo subito chiesto che si ricostituisse la Proloco, perché come ben sapete la Proloco ha un ruolo importante perché poi lavora in collaborazione anche con l'amministrazione. Quindi oggi siamo contenti che finalmente si arriva a rieleggere un nuovo organigramma, quindi un presidente, consiglio di amministrazione, revisore dei conti, per cui siamo felici che si ricostituisce la Proloco e siamo felici di riprendere a lavorare, pandemia permettendo, sperando appunto che le cose migliorino, così già da subito possiamo riorganizzare le attività, pensando anche a una Proloco che va al di là delle solite attività che vengono organizzate, tipo il torneo di calcetto. Ci auguriamo anche che si facciano altre cose, che si migliori anche l'attività fatta, con un taglio anche culturale che riteniamo sia molto importante. Quindi un grosso in bocca al lupo al presidente e a tutti quanti i tesserati. Grazie perché è stata una bella partecipazione.